Buonasera ad Alessandro Lorenzini, eccoci su Piazza Robur, linea diretta sul Siena, tutto quello che c'è da sapere sul calcio bianconero. 339 15 20 060 per i vostri sms e whatsapp, 0577 596500 per la diretta, il nostro profilo su Facebook Radio Siena TV per chattare con noi. In studio con me come ogni mercoledì c'è Stefano Montomoli. Stefano, buonasera. Buonasera Sandro e buonasera a chi ci segue. Allora Stefano, ovviamente il tema del giorno è il campionato che inizia domenica con il derby con l'Arezzo, ma non solo, il tema del giorno è ovviamente la conferma di Alessandro Marotta, ufficiale. Pochi minuti fa c'è stata una conferenza stampa che ha confermato appunto l'indiscrezione già uscita sulla stampa, anche sul nostro sito, della conferma di Alessandro Marotta, oggetto del desiderio di tante squadre. La società lo ha confermato. Allora, prima di ascoltarci le parole di Annadurio, che ci ha rilasciato appunto su questo e su altri temi, il tuo parere su questa importante conferma. Hanno fatto bene, io sinceramente da sottoscrivere quello che hanno sottoscritto la società e il giocatore Marotta, devo dire la verità, mi sembrava quasi impossibile, le voci erano giunte su possibilità di partenza, perché sembrava l'uomo adatto su cui poi puntare, come di fatto poi sarà per un progetto anche futuro. Ha fatto molto bene, si è inserito molto bene in città e sinceramente già Giulio Valenti era riuscito a sapere dal suo procuratore quali erano le sue intenzioni. Oggi c'è stata la conferma. Per lui mi immagino sia stato anche prolungato il ecco, contratto. Su questo GianlucaDiMarzio.com aveva scritto che appunto il contratto era stato prolungato fino al 2020, in realtà la notizia di oggi è che non è stato così, c'è stato un ritocco all'ingaggio ma non c'è stato un allungamento fino al 2020, dalle parole di Marotta ovviamente, poi si sa, magari c'è stato un accordo verbale, un pre-contratto, insomma. Comunque, aveva già tre anni di contratto, cioè, erano già abbastanza. Non scordiamoci che non è un 96, è un 86, insomma, certo. voglio dire, ben venga, questo testimonia anche la volontà di una società che bene o male, perlomeno nelle intenzioni, vuole costruire qualcosa di duraturo. Allora, subito andiamo ad ascoltarci quello che ci ha detto Annadurio ai nostri microfoni proprio pochi minuti fa, quindi siamo davvero quasi in diretta con la presidentessa del Siena, Annadurio, l'ascoltiamo insieme. Annadurio, una bella notizia, la conferma il prolungamento per Alessandro Marotta. Sì, una gran bella notizia, ci siamo... Lui aveva la volontà di restare, noi la volontà di tenerlo, quindi ci siamo dati da fare perché questo avvenisse ed è avvenuto. È soprattutto un bel segnale quello da parte della società, no? Di confermare un giocatore così importante anche di fronte a offerte altrettanto importanti. Marotta per noi comunque importante, è un bravo ragazzo, una bella persona, un bravo giocatore, quindi noi ci tenevamo molto che restasse con noi, anche perché il nostro progetto deve continuare, non deve fermarsi chiaramente a quest'anno, e quindi abbiamo fatto contratti pluriennali anche con altri giocatori e si sta lavorando. Purtroppo, come sapete, ho dovuto disperdere forze e energie anche in altre direzioni. Ecco, su quel punto di vista a che punto siamo? Aspettiamo l'udienza e vedremo che succede. Domenica c'è una partita importantissima, rientro in campionato, il derby, quindi insomma una partita carica di tante motivazioni, di tanti motivi. Sì, con l'Arezzo sarà una partita, spero, bella, interessante, dura, spero di uscirne vittoriosa, perché all'andata non l'ho ancora digerita. Speriamo che ci sia soprattutto il grande pubblico, no? Sì, mi auguro di sì, spero la giornata non sia troppo fredda, perché queste ultime giornate così fredde e così ventose hanno rallentato molto tutte le attività, penso. Non abbiamo mai messo al primo posto il salire o comunque
si è sempre pensato a lavorare. Non so rispondervi benissimo su questa cosa, perché lo sanno molto meglio quelli che stanno lavorando, direttore sportivo, mio figlio, Vaira. Sicuramente noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio, ma un occhio al futuro ci vuole sicuramente. Quest'anno purtroppo la partenza è stata come è stata e speriamo di andare sempre meglio comunque. Piazza Robur, linea diretta sul Siena. E questa era Anna Durio, le parole importanti Stefano Montomoli sulla conferma di Alessandro Marotta. Al di là della forza del giocatore, l'hai detto giustamente tu, dell'importanza anche per questo campionato, per forse i prossimi, è comunque un classico 1986, io pongo la sottolineatura sulla il segnale che viene dato, no? Perché hai detto ti sembrava impossibile che Marotta andasse via, però nella giornata di sabato, questa è l'indiscrezione, insomma, invece tanti segnali erano di segno opposto, perché c'era stato un forte interessamento del Parma, forte interessamento della Juve Stabia, soprattutto il Parma insomma avrebbe fatto carte false per assicurarsi Alessandro, con forte richiamo oggettivamente Alessandro Marotta. Voglio spiegare bene, no? Perché in questo mercato, come in altri mercati di gennaio e in Lega Pro, difficilmente si muove denaro, come ci ha detto anche Giovanni Dolci ai nostri microfoni proprio su Piazza Robur, ma le società rilevano i contratti dei giocatori delle altre società, quindi sollevano le società che appunto hanno in mano il cartellino dell'ingaggio, e questo è come dire una sorta di risarcimento, no? Perché non pago l'ingaggio al giocatore e quindi risparmio, e quindi è una sorta, pur non avendo denaro contante. Nel caso di Marotta, le indiscrezioni ci dicono che il Parma avrebbe anche sborsato di qualche soldo pesante per prendersi Marotta, quindi da una parte la società ha resistito anche a queste lusinghe, ovviamente, fermo restando che poi sarebbe stato complicato prendere un altro attaccante, eccetera eccetera. Però io credo che il segnale, Stefano, sia veramente importante, no? No, questo, a questo punto di vista l'abbiamo già detto e lo confermiamo, è stato un voler testimoniare ancora una volta che questa nuova società è venuta qua per fare le cose sul serio e che non ha intenzione di esaurirsi nel breve periodo. Però se mi consente vorrei fare una considerazione. Io ho vissuto un calcio dove praticamente tutto era in mano alle società, i giocatori non avevano alcun diritto e quindi venivano sballottati di qua di là, e certo non era giusto. Però devo dire la verità, ora secondo me il potere che hanno i giocatori è anche troppo eccessivo, perché una società che ha sotto contratto un giocatore per 3 anni, perché si deve preoccupare di davanti a dei, cioè non è nemmeno corretto andare a cercare un giocatore che è sotto contratto da un punto di vista etico. Certo. Certo è che se interviene, come interviene a livello Serie A, un mercato come quello cinese ti viene a proporre 20 milioni di euro all'anno, cioè non è che poi, però ecco, voglio dire, si passa da un estremo a un altro, e sinceramente in questo calcio un po' frenetico bisognerebbe trovare una giusta via di mezzo. Sono d'accordo, anche perché poi come si fa a programmare se si intersecano queste cose, no? È chiaro che bisogna resistere, come è riuscito a fare il Siena su Alessandro Marotta. Perché poi Sandro, andiamoci chiaro, si resiste, siamo onesti fino a certe cifre, oltre certe cifre non si può resistere, cioè voglio dire è difficile. Ti faccio l'esempio di Tevez, che aveva giurato fedeltà e amore alla sua squadra in Argentina, e poi di fronte a un'offerta incredibile, cioè, voglio dire, ti offro 40 milioni all'anno, voglio dire, è una cosa che non ha certo, cioè, ora non si parla, non credo, no, del Parma, voglio dire, no, ma però voglio dire, fosse venuto una squadra cinese e ne dava 4 milioni all'anno a Camarotta, probabilmente anche Marotta nel suo amore per la città, certo, e l'affetto per il progetto Siena qualche problemino l'avrebbe avuto, insomma. Ecco, andiamoci ad ascoltare Stefano, sempre ovviamente su questo argomento, che è l'argomento più attuale, veramente è finita da pochi minuti la conferenza stampa che ha ufficializzato la conferma di Marotta. Andiamoci ad ascoltare il ragionamento che ha fatto Federico Trani sia su Marotta sia sul mercato, poi voglio tornare con te anche su quello che ha detto Anna Durio sugli altri aspetti appunto che ha toccato nella sua intervista, però prima ci ascoltiamo quello che ha detto Federico Trani. Abbiamo voluto fare questo incontro, questa conferenza, perché è un segnale, penso, importante, cioè penso sia un punto cruciale di quello che abbiamo iniziato a
a gennaio dell'anno scorso più o meno, e personalmente poi da luglio, settembre, quello che volete, che preferite voi per la cronaca. E perché Alessandro, che è un giocatore fondamentale per noi, nonostante delle richieste di squadre importanti che stanno facendo campionati di primissimo livello e offerte importanti, ha deciso di stare con noi, di rimanere con noi, e penso sia un segnale importante che stiamo dando alla squadra, allo staff, alla piazza e a tutto il resto del mondo, perlomeno della Lega Pro, perché non è facile in queste situazioni, non è facile, bisogna fare dei sacrifici, e infatti abbiamo fatto dei sacrifici noi e dei sacrifici Alessandro, e per questo lo ringrazio, però non è facile, non è facile, e per questo ci siamo impegnati tanto tutti, in modo tale da portare avanti questo progetto che abbiamo iniziato, questo progetto importante, usare questo aggettivo Daniel, importante che abbiamo iniziato, e ripeto, è un segnale importante perché da mille voci che succede come l'anno scorso, mandano via i più buoni, prendono i ragazzini, così non è assolutamente vero. Abbiamo ricevuto richieste anche per altri giocatori importanti della Rosa, e che sono stati tutti confermati tra noi, perché vogliamo con quest'anno fare le basi importanti per poi affrontare il campionato l'anno prossimo al massimo delle nostre potenzialità. Quindi stiamo impostando la squadra e tutto il contorno in una certa maniera che vogliamo che porti poi risultati negli anni seguenti. Quindi Alessandro è la prima pedina di questo percorso, in questo momento è la pedina più importante di questo discorso, e quindi siamo molto felici che sia qua e abbia deciso di rimanere con noi, perché davvero a livello emotivo è importante per tutti qua a Siena, per la squadra e per la piazza. Quindi siamo molto contenti. Per il resto e quindi di questo percorso poi alla fine abbiamo notato comunque che dei deficit che ci caratterizzavano nella prima parte di campionato, perlomeno fin quando non è arrivato Scazzola, col suo arrivo sono stati colmati. Quindi la squadra abbiamo riscoperto o riconfermato delle potenzialità che avevamo intravisto ad inizio anno. Quindi adesso vogliamo solo incrementare il potenziale di questa squadra. Il primo passo per farlo è tenerci stretti quelli che sono i giocatori importanti per noi, e poi incrementarli con altri giocatori importanti. Piazza Robur, linea diretta sul Siena. E queste le parole, Stefano, di Federico Trani. Riparto dalle ultime parole, cioè confermare i giocatori più importanti, provare a prendere qualche altro giocatore importante. Questo è indirizzo anche di mercato, no? Stefano, per impostare anche il prossimo anno un po' più freddezza rispetto magari a nuovi acquisti e nuovi arrivi imminenti. Si era parlato addirittura di nuovi acquisti che potessero aggiungersi al ritiro di Recco. Ci sono effettivamente ancora tanti giorni di mercato, il mercato finisce il 31 gennaio, però da queste parole, fermo restando la conferma importante di Marotta, mi sembra di capire che non ci saranno colpi nelle prossime ore, no Stefano? Sai Sandro, qui siamo di fronte a due tipi di esigenze. Una è quella che ci espose anche il direttore sportivo Dolci. Bisogna aspettare, perché i colpi di mercato, il mercato di gennaio probabilmente verranno alla fine, bisogna fare muoversi con i passi giusti, è inutile prendere tanto per prendere. Dall'altro ci sarebbe l'esigenza di mettere a disposizione del mister un uomo o qualche uomo nel miglior tempo possibile, perché te capisci bene se qualche novità giunge a fine
gennaio, poi diciamo dammogli un mesetto per inserire, insomma siamo a marzo, quando voglio dire probabilmente è anche un po' tardi però, da questo punto di vista. Però d'altra parte le leggi del mercato sono queste, i periodi sono questi, c'è da fare ben poco. Io sottolineerei come sia Federico Trump ma anche la presidentessa Durio, cioè voglio dire, alla vigilia, come la presidentessa ha detto, di una vicenda che a metà febbraio dovrebbe essere un'udienza in tribunale, cioè ecco, vorrei dire, avrebbero potuto anche dire, signori miei, ora aspettiamo di vedere come va la situazione e la cosa, ora d'altra parte è c'è un'udienza, insomma. Noi, ecco, mi sembra che la società si sia sbilanciata molto, e questo sinceramente da tifoso mi fa piacere e penso possa far piacere a tutti, perché testimonia se non altro la passione di una famiglia, di una società che al limite, proprio al limite, io non so cosa potrà succedere, ma fra un mese potrebbe ritrovarsi anche nulla in mano, voglio dire, certo, anche poi siamo un'ipotesi remota, ma non tanto perché ovviamente non è che ci possiamo sostituire a un tribunale, ma ovviamente avrebbe un iter molto lungo comunque, certo, però voglio dire non è una situazione di tranquillità in cui uno poi si vuole può l'investire come necessariamente ha investito la famiglia, perché voglio dire, certo, io non ritengo che anche i giocatori arriveranno, e ne arriveranno senz'altro perché è stato ridetto, arriveranno a costo zero, certo, o verranno coperti dalla risoluzione dei contratti di quei giocatori che non hanno mai giocato e che ritorneranno alle società di provenienza, insomma. Allora, prima di fare una piccola pausa, direi Stefano di ascoltarci le parole di Alessandro Marotta, non sono le prime parole di Marotta in bianco nero, ma diciamo le prime parole di un giocatore che, lo possiamo dire, ha sposato più di prima, questo sì, il progetto Robur Siena. Alessandro Marotta, lo ascoltiamo insieme. Ci sono delle domande. Allora, niente, fondamentalmente ha detto tutto Federico, è tutto vero quello che lui ha detto. Io avevo già intravisto che avevo a che fare con delle persone serie, una società che ha voglia di raggiungere dei traguardi importanti, in una piazza importante come Siena è sicuramente un onore. Io non avevo nessun dubbio a lasciare la società e la squadra, no, però si sono fatte avanti delle richieste importanti, difficili da rifiutare, però io avevo comunque voglia di rimanere qui a Siena e far parte di questa società, perché sono convinto che in futuro regaleremo grosse soddisfazioni ai tifosi. Sono convinto che negli anni, che l'anno prossimo faremo sicuramente un campionato di vertice per cercare di raggiungere la Serie B. Il fatto che la società ha investito su di me e voglia investire anche su altri giocatori mi fa capire che ho fatto la scelta giusta. Sicuramente io ringrazio la presidentessa e soprattutto Federico, perché hanno avuto veramente la voglia, mi hanno dimostrato la voglia di trattenermi. Io ne sono molto onorato e sono pronto per ricominciare questo nuovo anno nel migliore dei modi, per fare il bene del Siena e della società. Soprattutto. Piazza Robur, linea diretta sul Siena. Insomma, un Marotta, Stefano, molto molto convinto di questa scelta, mi pare di poter dire, al di là delle parole che poi sono, come dire, le parole canoniche, no, in questi casi, però insomma l'iter con l'offerta del Parma, offerta importante, e l'iter che poi ha sviluppato questa vicenda, mi sembra di poter dire Marotta sia molto convinto di questa scelta, no? Sì, io penso. Ma d'altra parte questo lo testimoniano tutti i giocatori che sono passati da Siena, perché a Siena sia un ambiente dove un giocatore si può esprimere, ma anche non soltanto come attività agonistica, ma anche come vivere, specialmente un giocatore arrivato alla soglia dei 30 anni che mi pare ha tre figli, cioè la famiglia a Siena io penso sia una soluzione per vivere più che per giocare quasi ideale, soprattutto per uno come lui che praticamente tutta la sua carriera ha girovagato per tutta l'Italia, e trovare un momento di sosta sia per lui la soddisfazione. Certo è, se trova anche la soddisfazione di un contratto economico soddisfacente, lungo, che lo potrebbe accompagnare, non dico fino alla fine della carriera, ma comunque voglio dire fino a un buon punto della sua carriera, facendo tranquillamente vivere la famiglia via Siena, io penso che sì, giustamente abbia manifestato
stata la più situazione. Poi mi sembra anche di aver senso, visto... ma anche Parma non è una piazza, insomma, certo, per esempio, no? Certo, da sottovalutare. Ora certo, non vuol dire, io parlo di Siena perché sei un po' di parte. Che sono di parte. Però voglio dire, ecco, per esempio, rispetto a Castellammare di Stabia, penso, cioè, a livello di vivibilità, senza voler fare alcun tipo di considerazione, però penso Siena possa offrire qualcosina ancora, di, certo, di più. Ecco, voglio dire, oltretutto poi mi sembra sottolineare che lo stesso Marotta l'ha detto, la società è intenzionata a prendere anche altri giocatori, questo per dare una dimensione anche così tecnicamente anche superiore. Perché, certo, anche dire, perché evidentemente no, il direttore sportivo Giovanni Dolci, il direttore generale Vaira, lo stesso Federico Tranni, la stessa Naduri avranno evidentemente rassicurato anche Alessandro Marotta su questo fantomatico, famoso, a seconda dei punti di vista, progetto per i prossimi anni, perché altrimenti un giocatore sì, si convince con la città, si convince con un ritocco dell'ingaggio, si convince mettendolo al centro, ma poi si convince anche come con appunto spiegando, no, il progetto. Faccio un riferimento eccellente, Buffon, che fu confermato alla Juventus perché ebbe anche un chiarimento con la società sui progetti futuri che poi sono stati realizzati, in quel caso da Agnelli. Ovviamente il paragone è diverso, però si fa anche questo, no? No, ma io penso al di là del futuro dell'anno prossimo o degli anni prossimi, io direi anche in previsione di quest'anno. Cioè, sì, Sandro, noi bisogna uscire da questa situazione in cui non siamo né carne né pesce e lo dobbiamo dimostrare quest'anno. Che condizioni ci prepariamo ad affrontare l'anno, certo, prossimo, perché sinceramente rimanendo così fra coloro che sono sospesi sarebbe anche difficile dare una dimensione per l'anno prossimo. L'anno prossimo bisogna chiarire se l'anno prossimo ci sarà da fare un ripulisti o se pure basterà fare qualche ritocco, o ma se bisogna fare come ha fatto l'Alessandria, come ha fatto la Spalli negli anni passati, che hanno costruito un gruppo negli però anni, però quel gruppo deve dare delle risposte, certo, e siano tangibilmente verificabili, non, certo, possiamo rimanere con il dubbio ma potrà dare, non potrà dare, dipendeva dall'allenatore, non dipendeva dall'allenatore. A questo punto i giocatori, quelli che rimarranno, e devono dare una risposta convincente anche alla società. Perfetto, facciamo una piccola pausa su Piazza Robur, la prima, e poi torniamo con tanti altri argomenti, ovviamente tutti relativi alla Robur Siena. State con noi. Eccoci tornati in studio, Piazza Robur, linea diretta sul Siena, tutto quello che c'è da sapere sul calcio bianconero. 339 15 20 060 per i vostri sms e i vostri whatsapp, 0577 596 500 per la diretta con noi, il nostro profilo di Facebook Radio Siena TV per chattare con noi. Stefano, una situazione che abbiamo spiegato, quella di Alessandro Marotta, e la sua conferma. Ti aspetti cosa adesso dal mercato, Stefano? Mi aspetto quello che lo stesso Dolci poi ci disse alla trasmissione la settimana scorsa: degli esterni offensivi o uno o due e un centrocampista di qualità e non so di esperienza. Ora il discorso bisogna vedere anche dal punto di vista numerico gli over, come saranno e come sono disposti, quanto ne può disporre il Siena, però indubbiamente non mi sembrava intenzionato di intervenire in altri reparti, anche se io dissi che sinceramente qualche se si doveva fare un discorso in teoria, un buon compagno di viaggio ha riconfermato Marotta, magari con capacità offensive e realizzative di maggior sostanza, l'avrei auspicato. Però voglio dire, non è che si vuole avere tutto. Certo. È come, ecco, tornando alla vicenda di Marotta, io ecco voglio sottolineare un fatto. Ora mi sembra che tutti siamo contenti della riconferma di Marotta, sarò curioso di vedere se nei giorni futuri qualcuno alzerà la voce, però ecco, non c'è stato nessuno che ha detto no, non si conferma Marotta, si impiglia soldi e ci dà il Parma e si avvia lavori per fare un campo di allenamento. Voglio dire, è chiaro, poi tutti si vorrebbe tutto, certo, e certo, di più,
Certo. È chiaro che il discorso delle strutture di campo di allenamento è essenziale, però onestamente bisogna dire che tutti siamo portati a pensare alla prima squadra e a dare un sostegno alla prima squadra. Certo. Poi quando le cose magari vanno bene ci ricordiamo che le strutture ci mancano. È un po' quello che è successo sempre. Perché siamo sempre rimasti indietro? Perché le risorse vanno sempre inevitabilmente poi a rivolgersi alla struttura della prima squadra, e quello che coinvolge maggiormente tutti gli sportivi e tutti i tifosi. Certo, sicuramente sì. Stefano, ci proiettiamo ovviamente, non ci siamo dimenticati, ce lo ricorda anche il sito del Siena www.roborsiena.it, oggi c'è stato un doppio allenamento, perché ovviamente in tutto questo c'è poi un campionato che ricomincia fra pochissimi giorni, tra l'altro in maniera molto intensa per la Robur Siena, perché c'è il derby che già di per sé insomma basta e avanza, 16:30 all'Artemio Franchi di Siena con l'Arezzo domenica. Mercoledì prossimo ci sarà la partita a Piacenza con la Pro Piacenza, il recupero della partita mai iniziata per Nebbia. Domenica successiva, il 29, trasferta con la Lupa Roma, quindi subito un inizio intenso. Doppia seduta di allenamento oggi per il Siena. Bianconeri hanno svolto una parte atletica in palestra, poi tecnico-tattica in campo. Domani allenamento pomeridiano sempre a Castellina. Al di là del fatto che siamo tornati nei crismi canonici degli allenamenti settimanali con Scazzola, Stefano, rientro in campionato subito intensissimo, no? Sì, c'è da dire che innanzitutto bisogna, cioè quando c'è una sosta e si ricomincia dopo un lungo periodo di inattività, di là degli allenamenti, c'è sempre un punto interrogativo di come la squadra approccerà. C'è da dire positivamente, mi pare dalle notizie che abbiamo, Scazzola a questo punto già per domenica può disporre di tutti gli uomini che la società gli ha messo a disposizione, perché hanno rioperato anche Panariello, Gentile, Terici addirittura, e come dicevi te, con tre impegni in una settimana probabilmente si darà la possibilità di impiegare al massimo tutta la nostra rosa. Vorrei sottolineare come è stato importante questa settimana che hanno trascorso in Liguria, perché al di là del fatto, cioè, che fortunatamente siamo venuti via dalla Liguria proprio nel momento migliore, perché ora successivamente con questa storia degli incendi intorno a Genova probabilmente sarebbe stato più difficile, però ecco, anche da un punto di vista climatico avrei potuto lavorare una settimana in un clima decisamente più mite rispetto a quello che i nostri giocatori hanno trovato qui a Castellina o qui a Siena in questi giorni, senz'altro ha fatto bene. Questo secondo me ha aiutato anche nel recupero dei nostri giocatori. Staremo a vedere come il Siena affronterà l'Arezzo da parte tua, ma magari ne parleremo, certo, ne parleremo poi. Che successivamente mi sembra sia un impegno molto ma molto, molto ostico. C'è Stefano, il Siena Club Fedelissimi ha istituito un premio del mese, cioè premierà il miglior giocatore di ogni mese, e poi queste classifiche parziali andranno a comporre il Fedelissimo d'Oro, che è il premio tradizionale, come dire, del Siena Club Fedelissimi. Allora Stefano, il premiato di questo mese è Denis Iapichino. Noi siamo andati a intervistarlo ieri quando ha ricevuto questo premio, lo ascoltiamo insieme. Denis Iapichino. Senti, partiamo da questa serata all'interno del Siena Club Fedelissimi, una bella iniziativa, no? Per conoscere meglio anche la realtà senese. Sì, no, bello, apprezzo questo gesto che i giocatori si mettono in contatto con i tifosi, è molto importante. Ho sentito che è la prima volta che fanno questa cosa, spero che per il futuro anche per gli altri giocatori, se non per me, anche cambierà, è una bella cosa. Senti, la tua prima parte di stagione è stata molto positiva, sei stata sicuramente una lieta sorpresa in questo campionato e sono arrivate anche richieste, però insomma il tuo futuro è a Siena, lo possiamo dire? Io per adesso sono qua, ho il contratto con Siena, mi concentro su di questo, domenica abbiamo una partita importantissima, non vedo altre cose, non c'è da vedere niente, le altre cose si occupa il mio procuratore. Senti, Scazzola ti fa giocare anche in un ruolo insomma un po' diverso rispetto a prima, come ti trovi in questo ruolo? Va bene, non è diverso, perché giocavo terzino anche in altre squadre che ho giocato, giocavo più partite spesso, giocavo a terzino sinistro, no, ma mi trovo bene, lui mi ha insegnato altre cose che mi servivano e adesso sta andando bene, speriamo che va anche quest'anno, che andrà bene così.
Senti, com'è andata nel ritiro e poi, come hai già detto tu, insomma, domenica c'è una partita importante perché l'Arezzo è una squadra forte e un derby molto sentito. Sì, no, il ritiro è andato bene, siamo stati a Genoa, lì a Recco, bel tempo, campo sintetico, c'era tutto, ci siamo allenati benissimo e tutto bene. Adesso siamo qui a Castellina e ci stiamo preparando per questa partita importantissima domenica, che per noi è una finale. Abbiamo perso lì e ce l'avevo ancora qui, però no, penso che stiamo sulla strada giusta. Senti, l'ultima battuta con Scazzola, è cambiato qualcosa dal punto di vista degli allenamenti, dal punto di vista tecnico, cosa c'è di diverso? Sì, lui ci tiene molto ai calci piazzati, angoli, punizioni, questo sicuro ha cambiato perché siamo lì, ci mettiamo a volte un'ora a calciare solo punizioni e angoli e poi sì, no, il resto più o meno è quasi uguale, ha cambiato, sì, diciamo. L'ultima cosa, davvero un appello ai tifosi per domenica. Speriamo bene che andiamo avanti così, vediamo partita a partita, spero che sono più vicino possibile a noi e ci sostengano ogni partita perché è importantissimo, soprattutto qua a Siena, questa piazza per me è importante. Piazza Robur, linea diretta sul Siena. Questa era Denis Iapichino. Stefano, lo abbiamo definito la sorpresa, no, di questo inizio di stagione, assolutamente. Tra l'altro ci ha detto anche una cosa particolare, può giocare anche terzino sinistro. Sì, io sinceramente voglio essere onesto, io non lo conoscevo assolutamente, devo dire che forse in questo girone di andata è senz'altro stata per me la sorpresa più rilevante, dato per scontata che Marotta più o meno, anche se non l'avevo mai seguito direttamente, ma non ne conoscevo Iapichino sinceramente, ora prendo e può partire anche da esterno basso. Io, sai, nelle mie considerazioni anche avrei evitato di dare via Masullo perché avrebbe potuto giocare più basso con Iapichino più alto, ecco, voglio dire, però voglio dire, starà a vedere. Io sottolineerei un fatto invece, ha detto Iapichino, che Scazzola fa lavorare molto sulle situazioni da fermo, sì. E questo è essenziale perché in un calcio come oggi praticamente sono gli episodi che fanno la differenza su partite estremamente equilibrate, certo, e una buona organizzazione su calci da fermo, calci di punizione, calci d'angolo, che dir si voglia, e sinceramente mi sembra importante dedicarci delle attenzioni particolari, mi sembra quanto mai intelligente. Mi pare di aver capito che anche l'ultima partita a Gorgonzola, su qualche schema nuovo l'abbiamo visto, anche il gol che portò, sì, Ghinassi, abbiamo visto dei movimenti un po' diversi. Ecco, chiaramente mi fa piacere che il nuovo mister stia lavorando in un settore dove a parer mio c'era bisogno di intervenire, insomma. Sono d'accordo. Allora, ovviamente abbiamo intervistato anche il presidente del Siena Club Fedelissimi, Lorenzo Mugliacci, non solo per il premio appunto del mese a Denis Iapichino, ma perché si avvicina a un derby molto molto importante, molto molto sentito. Tra l'altro c'è stato un gesto non bello da parte di alcuni tifosi dell'Arezzo, che hanno apposto un adesivo della curva Amaranto sulla targa di Lorenzo Gasparri, che appunto intitola la curva a Lorenzo Gasparri, un gesto a dir la verità condannato anche da gran parte della tifoseria dell'Arezzo e dalla società compresa, ma è ovviamente un gesto che indubbiamente non getta acqua sul fuoco del derby. Lorenzo Mulinacci. Lorenzo Mulinacci, il Siena Club Fedelissimi ha istituito un premio mensile, ma è anche, come dire, una scusa per trovare i giocatori del Siena e farli conoscere ancora meglio alla tifoseria. Sì, ha detto bene, sì, è una novità che è partita da quest'anno, da novembre, è un'occasione per far venire i giocatori nella nostra sede, per conoscersi, per fargli vedere la sede, al di là di quelle che sono le occasioni che viene fatto con le scene, perché lì magari c'è meno possibilità di poter dialogare con col giocatore. Abbiamo ideato questo, il premio del mese, e poi la somma porterà al Fedelissimo d'oro, il riconoscimento annuale che consegniamo tutti gli anni. Senti, domenica c'è un derby molto sentito, dobbiamo sottolineare una cosa, le premesse non sono state bellissime nel rapporto con la tifoseria dell'Arezzo, con quel gesto nei confronti di Lorenzo Gasparri, di fatto, no?
bruttissimo gesto di cui fortunatamente hanno preso le distanze praticamente un po' tutti ad Arezzo, compresa la società e anche gran parte della tifoseria, però il gesto rimane, che serve secondo me a inasprire e accendere ancora di più questa partita, che è un derby storico fra due tifoserie, che è giusto che la partita sia sentita da ambo le parti e ci sia un tifo eccezionale da tutte e due le parti, ma che non ha certo bisogno di essere amplificata oltre il dovuto con gesti magari come questa. È stata la mancanza di rispetto a un tifoso morto. Domenica l'occasione, oltre che insomma di sperare nella vittoria, anche di provare a rivedere il grande pubblico all'Artemio Franchi. Sì, io mi auguro che domenica ci sia veramente il pubblico delle grandi occasioni, che venga superato il numero di spettatori avuti con il Livorno e che sia veramente il record di presenze stagionale fino a questo momento, anche grazie credo a un buon numero di tifosi aretini che verranno a sera, ma anche quello fa parte gioco. È bello quando ci sono due tifoserie che si fronteggiano sulle tribune a Sfottò e a Cori, e questo è il calcio. Senza questo si perde anche il gusto di andare allo stadio, tutto il resto invece sarebbe meglio di no. Piazza Robur, linea diretta sul Siena con Alessio. Derby molto sentito, no Stefano? È il derby toscano per eccellenza. Sinceramente io ti ho detto anche la settimana scorsa, ho seguito un po' le trasmissioni anche da Arezzo, ho seguito con particolare interesse, certo. Tant'è vero si parlano di diverse centinaia di tifosi che giungeranno qui a Siena. Speriamo sia una bella domenica di sport anche dal punto di vista del tifo, come diceva Lorenzo Mulinacci, con i giusti sfottò da una parte e dall'altra, senza ovviamente gesti che vadano oltre la civiltà. Allora, piccola pausa e poi facciamo l'ultima parte di Piazza Robur dedicata tutta appunto al derby di domenica prossima, state con noi. Eccoci tornati in diretta, ultima parte di Piazza Robur. Buonasera ancora da Alessandro Lorenzini, studio con me c'è Stefano Montomoli. Allora, addentriamoci dentro la questione Arezzo. Stefano, all'andata fu una partita particolare, ci vediamo anche alcune immagini. 2-1 per l'Arezzo, era una situazione un po' diversa, era il 10 settembre 2016, terza giornata di campionato, il Siena andò in vantaggio dopo pochi istanti con un gran gol di Marotta che ci vediamo proprio in questo momento, poi resse sostanzialmente bene fino alla mezz'ora del secondo tempo e poi arrivano questi due gol che fra poco vedremo di Erpen, due erroracci della difesa sinceramente, e arrivò questa sconfitta. Stefano, possiamo dire insomma che sono due situazioni diverse, oppure insomma l'Arezzo è sempre l'Arezzo che scazzola fra le righe, insomma ha definito una squadra comunque molto molto importante come organico, pari quasi alle prime della classe, cioè Alessandria e Cremonese, soprattutto Alessandria. Forse è il Siena ad essere un po' diverso, oppure no, oppure è presto per dirlo dopo le due partite vinte, insomma. Allora c'è da dire che sinceramente il primo tempo di Arezzo mi aveva fatto sperare si fosse sulla strada giusta per dare una svolta a quel campionato, perché devo dire si affrontò con una grinta, una voglia, con anche proprio una presenza in campo importante. Poi sinceramente ci guastammo tra virgolette nel secondo tempo, certo, facendo un secondo tempo ricco di errori, rimanemmo in 10, regaliamo due gol e un palo di Yanga. Devo dire che l'Arezzo meritò alla grande e dimostrò di essere una squadra di una caratura superiore. Secondo me anche mister Sottili dimostrò di essere più dentro al campionato di quanto fece mister Colella, anche se i rimpianti sono errori individuali dei giocatori che sinceramente smisero molto del loro, però ecco sinceramente quello ci fece capire che tutto sommato sarebbe stato un anno di sofferenza, perché poi quegli errori
che facemmo ad Arezzo e che ci costarono la sconfitta sono stati un po' una costante per tutto il cammino della gestione Colella, insomma la nostra ingenuità, anche la nostra sfortuna se vogliamo nell'essere puniti ad ogni errore. Ora se dici l'Arezzo, secondo me ha confermato la bontà dell'organico, la bontà dell'allenatore e la bontà anche del campionato che sta facendo, e lo sta dimostrando praticamente credendoci in questa squadra, perché certo, la presidenza ha resistito più o meno alle offerte che hanno avuto, anche perché un paio ne ha cedute come Milesi e Sirri, ma non c'è senz'altro quelli gli uomini importanti, e per ora ha portato a casa tre giocatori, due in difesa, Barison e Ferrario ultimamente proprio da San Mertese, e questo famoso centrocampista Cenetti che anche il Siena aveva chiesto, quindi è una compagine che a livello di organico può permetterti di venire a Siena con velleità importanti, anche se praticamente ultimamente un po' in questi ultimi giorni è scoppiato un po' il problema del portiere Benassi, che sembra abbia dei problemi al ginocchio e che può darsi non sia nemmeno disponibile domenica, e che apre sinceramente una perplessità in un ruolo fondamentale. Però tutto sommato io spero che trovi un Siena diverso di quello che ha trovato ad Arezzo, perché lo abbiamo certo dimostrato anche nelle ultime due giornate di campionato del girone d'andata, insomma. Le ultime sulle avversario ce le facciamo, come dire, raccontare dal nostro Fausto Fabianelli. Fausto, buonasera. Buonasera a te Alessandro, un saluto a Stefano. Allora, Arezzo, squadra che insomma naviga nelle parti altissime della classifica, scazzò fra le righe, ha definita una squadra insomma quasi a livello dell'Alessandria come organico. Stefano la teme molto per il derby, cosa ne pensi Fausto? Allora, partiamo proprio dai numeri, perché avete già parlato di Marotta che è un po' l'uomo del momento, un simbolo anche più importante, il suo prolungamento per il futuro, perché insomma il prossimo anno dovremo assistere, ci auguriamo davvero una stagione diversa, una stagione di vertice. Allora, venendo ai numeri di questa Arezzo, 39 punti, quarto posto, 33 reti fatte, 5 in più rispetto alla Romur. L'Arezzo del resto l'ha sempre sottolineato anche Stefano e mi trova perfettamente d'accordo, una squadra decisamente più forte dalla cintola in su. 24 le reti subite, come del resto anche la Romur. Un golino che vanta finora 11 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ma è un Arezzo possiamo dire decisamente casalingo, perché è imbattuto al Città di Arezzo, 8 vittorie e 2 pareggi, lontano dalla mia amica Alessandro ha un cammino diciamo normale, quindi può diciamo così, ce l'auguriamo, essere battuto. 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. A proposito del mercato, avete appena parlato, lo sottolineava Stefano, dei movimenti che ci sono stati. Dopo Cenetti e Barisone è arrivato anche l'ex Parma e Lecce, quando Lecce e Parma militavano in Serie A, parlavate poco fa di Stefano Ferrario. Adesso semmai si apre per l'Arezzo, per mister Stefano Sottili, la grana portiere, perché oltre a Paolo Grossi che sarà squalificato, l'ex Robo dovrà scontare l'ultima giornata di squalifica dopo il rosso di Como, sembra che abbia grossi problemi l'ex Giovanini della Robo, Benassi, che domenica non ci sarà a causa di acutizzarsi del dolore al tendine rotuliano del ginocchio. Al suo posto probabilmente classe 95 Borra, sempre che il DS Gemmi però in questi giorni prima di domenica non riesca a piazzare l'ennesimo colpo. Si parla dell'ex Robur Montipò, per lui una stagione difficile al Carpi. Si parlano però anche di altri nomi, di Lago Marsini della Carrarese e Nocchi del Pontedera. Ho sottolineato del fatto Alessandro che è arrivato Stefano Ferrario, che comunque arriva da un infortunio, quindi bisognerà vedere se sarà disponibile o meno. A questo punto Sottili si ritrova con 4 centrali difensivi. Tanto scusami Fausto, stiamo vedendo le partite su Siena TV, le partite della scorsa stagione con l'Arezzo, vai pure. Quando poi vincemmo il derby grazie a un gol di Portanova, se non ricordo, esatto, non ricordo male. A proposito dei difensori, parlavo poco fa di Ferrario che non sappiamo se sarà disponibile domenica. Sottili si ritrova in vista di domenica con 4 centrali difensivi, uno è il maltese Muscat, l'ex Renate Solini, più di 9 acquisti appunto Ferrario e Barison, arrivato insieme a Cinetti. Gli esterni domenica saranno difensivi, a destra Alessio Luciani ex Monopoli e Gobe, dall'altra parte Sergio Sabatino ex Acratas e Catanzaro. Davanti alla difesa difficile pensare di togliere il posto alla coppia Fabio Foggia e Giuseppe De Feudis, ex maceratese il primo, che tra l'altro
fece malissimo la Robur con una doppietta, ex Lecce Cesena al secondo, anche se Cenetti si candida dal primo minuto. Il tridente a supporto di Moscardelli dovrebbe essere lui la punta titolare fin dall'inizio, lo ricordiamo, Moscardelli ex Chievo e Bologna, 9 gol sinora in campionato, sarà composta dal classe 96 ex Padova Berzotti, dall'ex Cuneo Corradi e dal già citato Erpen, che quando incrocia la Robur sa decisamente pungere. Ricordo però altri elementi importanti a disposizione di mister Stefano Sottili, su tutti quell'Alessandro Polidori che già ci fece male con la Virtus Flaminia, ma anche con la maglia del Rimini, l'ex Foggia Arcidiacono, l'ex Robur Kevinato Yamga, che all'andata colpì un palo clamoroso che poteva valere il 3-1 per l'Arezzo. Infine Valerio Nicolò Rossetti, fratello dell'ex Robur Lorenzo Rossetti, ora in forza al Lugano. Il mio augurio in sostanza, Alessandro, è che veramente domenica sia un derby corretto dentro e fuori dal campo, perché ce n'è bisogno assolutamente, e naturalmente poi questo è il mio augurio e di tutti noi, che vinca la Robur. Grazie a Fausto Fabianelli, che ovviamente ritroverete durante gli aggiornamenti proprio del derby domenica, e buona serata. Grazie Fausto. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao Fausto. Allora Stefano, mentre appunto vediamo anche le immagini della partita di andata dello scorso anno nel pareggio appunto del 10 del dello scorso anno appunto per 1-1, che partita ti aspetti tatticamente? Abbiamo sentito l'analisi di Fausto Fabianelli, Siena con il 4-4-2, rosa al completo, anche se presumo che si vada verso la conferma dell'11 che abbiamo visto nelle prime due partite di Scazzola, no, in panchina. Onestamente io non ho potuto seguire gli allenamenti, ma mi immagino che così a naso tra virgolette voglia andare un po' a giocarsi sul sicuro, voglia andare quindi anche a cercare così rimpieghi difficili, dovrebbe essere Terici, cioè se dovesse essere al massimo dalla forma un Terici al posto di Stankevicius, se sinceramente ce lo potrei anche vedere, però non so obiettivamente a valutare, quindi sì, probabilmente poi come suol dirsi, squadra che vince non si tocca, anche se non sempre poi è così. Però ecco, avere in panchina a disposizione gente come Gentile, gente come Terigia appunto, o lo stesso Pallariello, che prima di farsi male aveva raggiunto una condizione importante, perché bisogna tenere accanto, Fausto parlava del terzetto dietro la punta a Moscardelli, parlava di Erpen, io a quel che mi pare di aver capito molte probabilità ce l'ha anche l'ex Yanga, che è molto ben visto dall'allenatore dell'Arezzo e quindi ha recuperato dall'infortunio, e quindi probabilmente me lo potrei anche aspettare di trovarlo, perché in una partita che l'Arezzo gioca fuori casa e con il Siena, e che probabilmente inevitabilmente potrebbe concedere degli spazi, negli spazi Angà l'abbiamo visto, anche se poi litigava spesso con il pallone, però insomma, poteva fare molto male. È una partita che andrà affrontata con la massima intelligenza, non c'è da farsi trasportare dall'entusiasmo del derby di voler avere tutto e subito, certo, perché sinceramente ecco, le partite da vincere, secondo me da vincere tutte obiettivamente, però possono essere, secondo me, anche Piacenza e Tivoli o con la Lupa Roma sinceramente potrebbero essere partite per certi versi più semplici, ammesso e non concesso ci possa essere qualcosa di semplice in un campionato di calcio, insomma. Allora Stefano, andiamo a guardarci velocemente il prossimo turno per rifare il quadro appunto della situazione. Siamo in chiusura con Piazza Robur, però insomma torniamo in contatto, come dire Stefano, con il calcio giocato dopo questa pausa. Alessandria Lucchese, Olbia Pontedera, Pistoiese Prato, Piacenza Renate alle 14.30, Carrarese Livorno, Cremonese Pro Piacenza, Tutto Cuoio Lupa Roma, Robur Siena Arezzo alle 16.30, Como Gian Erminio alle 18.30, Racing Roma Viterbese alle 20. Sì, mi pare di aver visto prima di venire via anche il Como giocherà alle 14.30. Continui i cambiamenti. Perché sinceramente con questi è veramente assurdo che vengono dati degli orari per poi che vengono sistematicamente mutati. Però cioè, queste sono le partite. L'Alessandria, che dire, l'Alessandria vorrebbe avere il gioco facile, una Lucchese è attraversato da un periodo di crisi difficile. Economica. Il Pontedera, secondo me, con gli acquisti che ha fatto con Capone Grassi, sinceramente ha fatto potrebbe elevarti una soddisfazione all'Olbia.
Pistoiese Prato per la mia Nelson, un'occasione più unica e rara per cercare, certo, di usare. Piacenza per Renate, una bella partita. Il Livorno che ha fatto benissimo, potrebbe avere anche l'opportunità di vincere a Carrara. La Cremonese non per Piacenza, mi sorprenderebbe se non portasse a casa 3 punti. E invece forse è più equilibrata la partita di Pontedera tra tutto Coglio e Lupa Roma. E come la Gian Erminio, anche questa è una partita estremamente equilibrata, la Gian Erminio potrebbe essere anche in grado di rifarsi subito dalla pesante sconfitta ricca di errori che ha avuto. Secondo me la Viterbese può vincere a Roma, all'Racing vogliamo dire, e poi secondo me è completamente da tripla la partita tra la Robur e l'Arezzo. L'Arezzo. Vorrei dire messaggi... 1x, ma sinceramente un 2 ce lo metterei se 2. Due messaggi in chiusura. Per quanto riguarda i campi di allenamento, ce ne ha parlato Massimo, ci scrive Massimo, non l'avevo capito, è solo un fatto di soldi, secondo me non verranno mai fatti. Ed ancora, vorrei ricordare che sabato alle 14.30 all'Acqua Calda, la Verità è un derby importante per la classifica con il Livorno, i ragazzi hanno bisogno di noi, giusto, ricordiamo anche questo appuntamento. Per quanto riguarda i campi, il nostro ascoltatore Massimo è convinto che non verranno mai fatti. Io non sono così convinto, non abbiamo certezza. Una cosa è certa, di detto sono convinto, per fare i campi e fare le strutture ci vogliono soldi, gli investimenti. Questo è poco sicuro. E sicuramente trovare una presidenza che ha soldi per fare le strutture e per fare anche la campagna acquisti, ben venga. Perché i campi non sempre, ci sono non... utilizzabili adesso a Siena, questo lo vorrei ribadire, c'è un centro sportivo, bisogna farlo. E non è una cosa immediata. Assolutamente. Prima di concludere vorrei parlare sul direttore di gara, che sarà Pietro Paolo di Modena, che quest'anno ha arbitrato molto quest'anno, perché ha arbitrato 9 partite, è molto equilibrato, perché 4 sono andate alla squadra di casa, 2 pareggi e 3 vittorie per la squadra trasferta, ha concesso 1 rigore e 2 espulsioni, quindi tutto sommato siamo un direttore di gara normale, tranquillo. Grazie a Stefano Montomoli. Grazie a te e a chi ci ha seguito. Grazie anche a Franz Valentone in regia, grazie a tutti voi. Piazza Robur torna ovviamente mercoledì prossimo, sarà una post gara relativo al recupero con la Proficienza. Tutti gli appuntamenti sportivi su Radio Siena TV, questa sera Basket Forum, poi torna anteprima Pianeta Robur con Angela Gorellini, poi la grande Domenica di Sport e la conclusione con Domenica Sport Sera. Grazie a tutti e una buona serata sempre su Radio Siena TV.